Da alcuni giorni la presenza di una trivella all'interno dello sversatoio aveva incuriosito ed allarmato non poco gli agricoltori della zona. Sono iniziati ad Ariano Irpino i lavori di carotaggio per la caratterizzazione della discarica di Difesa Grande e l'eventuale bonifica. A seguito dell'ultimo tavolo tecnico svoltosi nel luglio scorso a Napoli presso l'assessorato regionale all'ambiente, fu approvato il cronoprogramma che prevedeva l'avvio da parte dell'ASIDEV dell'attività di caratterizzazione dello sversatoio sulla scorta del progetto dell'ARPAC approvato il 13 febbraio 2008. Da qualche giorno, infatti, i tecnici dell'ASIDEV hanno avviato i sondaggi per appurare se l'aria intorno alla discarica sia inquinata. Si tratta quindi di una prima fase per poi arrivare alla caratterizzazione e, se necessario, alla bonifica. Le operazioni si svolgeranno sotto il monitoraggio dell'ARPAC della provincia e dello stesso comune di Ariano Irpino. La lunga vicenda di Difesa Grande registra un passo importante con l'avvio di questi carotaggi, afferma l'assessore all'ambiente Manfredi D'Amato. È necessario rispettare il cronoprogramma che abbiamo stabilito nelle conferenze di servizi a Napoli, ma soprattutto è necessario capire se e quanto la discarica sia inquinata. In ogni caso, i fondi per la bonifica ci sono e ammontano a 6 milioni e mezzo di euro circa. In realtà l'intervento sarà a carico della ASIDEV e i fondi stanziati dal Ministero dell'Ambiente resteranno accantonati per realizzare una serie di opere di risanamento. Abbiamo infatti presentato, continua D'Amato, progetti per la risistemazione della rete fognaria, per l'ampliamento dei depuratori e così via. Dunque ci avviamo a concludere definitivamente questo triste capitolo della discarica d'Ariano Irpino e contestualmente avremo modo di rimodulare in base alle nuove esigenze della popolazione il ciclo delle acque urbane.